perché, come diceva Andrea, si parla ovviamente di matrimoni, si parla di vacanze, quindi andiamo all'ombra delle palme tropicali e noi ce le facciamo a casa, visto e considerato che non possiamo partire per le vacanze, quindi rimaniamo a casa e prepariamo una bella palma con l'ananas che va rigorosamente, come dicevamo in un'altra puntata, sempre lavata. Lavata tutta quanta prima ancora di cominciare a utilizzarla. Poi che cosa succede? Allora, prendiamo un attimino il ciuffo, gli diamo una schiacciata e un'apertura. Sì. Giusto per rendere ancora di più l'idea della palma. Dopodiché lo incliniamo. Diciamo tre dita. Dal fondo, sì. Dal fondo. Andiamo a fare un'incisione tutto attorno, ma senza staccare. Tagliare, senza quindi staccare. Quindi incidere senza staccare. Diciamo arrivare quasi al torso. Ok. E qui bisogna fare attenzione, girare ovviamente il frutto senza dover andare a rovinare il prodotto. Siamo con Andrea Lo Popolo, maestro chef intagliatore, quest'arte davvero fantastica che ci sta insegnando da poter fare anche a casa e imparare, come vi ho detto anche nelle altre puntate, con i suoi corsi di intaglio che potete frequentare anche voi se andate a chiamare il numero che vedete sotto impressione la registrazione. Vai avanti, abbiamo fatto l'incisione, hai fatto l'incisione. Adesso andiamo a levare la buccia, sì, fino ad arrivare all'incisione, quindi in ci questa fermiamo maniera. Prima del fondo, quindi. Anche perché si stacca in automatico, sì, perché okay, abbiamo inciso. Mi duole il cuore vedere tutto quello scarto, sai? No, no, non è molto. No, dici? Come vedete è tutta bella pulita, non ci sono tutti quei pezzi neri che sono le imperfezioni, quelle che cosa sarebbero? Parte della radice, del frutto? Parte del frutto. Ma che bella che viene fuori. Allora, adesso questa è la buccia. Sì. Andiamo quindi a togliere. Andiamo a levare. Adesso? Sì. Andiamo ad incidere, a levare tutta la polpa fino ad arrivare al torso. Ovviamente questa polpa che andremo a levare la utilizzeremo per fare un po' di macedonia, per fare dei finger, quindi non va sprecata, per mangiarla. Bene, bene, che così almeno ce la troviamo anche bella pulita. Il torsolo praticamente ci serve per creare il fusto della palma, no? Brava. Ecco, bene. Oggi sto facendo una grande scorpacciata di frutta con te, guarda, devo dire che è fantastico. Potrei sempre propormi come aiutante quando vai in giro, che così ho la macedonia assicurata. Ma che bello! Beh, vedete ragazzi, ci vuole davvero poco, pochi minuti per preparare un bel decoro da portare in tavola per far vedere ai nostri amici commensali che magari abbiamo imparato anche qualche cosa guardando la programmazione di A Tavola da Daniela, no? Perché non è soltanto cucinare il solito piatto di pasta, sugo, condimento, ma anche un decoro così bello. Come in tutte le spiagge, sì, dove c'è la palma, c'è l'aiuola con i fiori che crescono sotto. E qua che ci mettiamo? Qua ci mettiamo la fragolina. Che fermiamo con uno stuzzicadenti, che poi dopo, come si dice, andiamo a tirare su questo stuzzicadenti, la fragolina ce la mangiamo, perché la palma serve come appoggio. Invece di utilizzare un classico piatto, noi utilizziamo una palma per appoggiare la frutta che andremo a servire al nostro commensale. Quindi in questo caso la fragola, ma potrebbe essere un lampone, un mirtillo, un chicco d'uva, dipende. Kiwi. Metà kiwi. Anche kiwi, hai ragione, ci sta davvero benissimo, dall'idea del verde. Eh sì, assolutamente. Ma come ti vengono in mente queste preparazioni? Dimmi un po', ci dormi la notte? Molto bello davvero. E beh, il maestro è colorata, Andrea Lo Popolo, fantastico, come? È colorata, è bella. Eh sì, bellissima. E adesso ci facciamo pure le noci di cocco. Pure. Quindi prendiamo degli stuzzicadenti. Sì. Bisogna averne in grande quantità di stuzzicadenti a casa, per questi finger, per queste preparazioni. Li mettiamo qua su in alto, li inseriamo. E vai, ma e che bella, mettiamo. Ragazzi, che fantastica questa cosa. Beh, pochi passaggi davvero per avere... No, esce... Ci vuole un attimo.
Credimi, ho voglia facciamo di una cosa diversa dal solito, stupiamo i nostri ospiti e comunque coloriamo la nostra tavola, perché non è fatto solamente di buoni prodotti di alta qualità, ma è fatta anche di colori, perché bisogna stupire gli ospiti con i colori. Con i colori, e poi certo, perché i prodotti sono buoni, perché la nostra frutta, ovviamente la frutta di stagione, i prodotti di stagione sono quelli che bisogna consumare principalmente, mai andarsi a rompere la testa per andare a comprare prodotti che poi non sanno neanche di niente, perché se sono fuori stagione di gusto ne hanno davvero poco. Però prodotti così facilmente recuperabili, perché noi andiamo al supermercato, compriamo un ananas e poi andiamo lì a intagliare con l'ananas che abbiamo tolto, prepariamo una bella macedonia ed ecco qua la palma, ragazzi, fantastica, complimenti.